Tantone per tutti ragazzi, qui Mysterio che vi parla e bentornati in questo nuovo video delle 5 tattiche che utilizzano in Pro League. Ragazzi, queste tattiche però le ho prese dalla bellissima edizione del Six Invitational di febbraio, che si è conclusa proprio pochi giorni fa con la vittoria dei Penta alla squadra europea. Infatti sono felicissimo perché hanno vinto proprio i Penta, una squadra europea, e noi abbiamo infatti commentato anche la finale in diretta con Mr. Rock. Comunque, queste tattiche infatti le ho prese proprio da alcune di queste partite di qualificazione dei Six Invitational, tra i Penta, i Black Dragons, gli Ents, gli Evil Geniuses e tutte le altre squadre che hanno partecipato a questo fantastico evento di Rainbow Six Siege. Quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento e di condividere il video se volete anche il quarto episodio, perché questo è il terzo infatti, se volete anche quindi il quarto episodio delle 5 tattiche che utilizzano in Pro League. Partiamo dalla prima tattica che ho visto utilizzare molto spesso nelle partite di qualificazione di Pro League. Siamo in Clubhouse ragazzi, ovviamente quando la difesa andava a difendere appunto in bottom side, cioè in arsenale e cappella, spesso gli attaccanti prendevano o Sledge o Buck per rompere tutta questa parte del corridoio centrale, per appunto provare a piccare qualcuno dall'alto verso il basso, e spesso in queste situazioni c'era il Pulse oppure comunque un altro operatore con il C4 pronto a lanciare il C4 da sotto appunto il corridoio seminterrato. Io ho visto proprio portarsi via da parte dei difensori diverse kill facili grazie a questa tattica con il C4. Ma spostiamoci su confine per la seconda tattica. Stiamo difendendo in armadietti, armeria e archivi. Siamo ovviamente in artificieri. Ho visto utilizzare questa tattica con il Mira, che mi è piaciuto molto, che probabilmente consiste nel barricare sia questo muro che quest'altro, quindi uno che guarda praticamente uffici, l'altro invece che guarda archivi, e piazzare un Mira sopra ognuno di essi. Ovviamente puoi fare dei buchi laterali nel caso del mira su uffici per poter proprio sparare sia a destra che a sinistra del vetro e riuscire a piccare così in anticipo appunto i nemici che provano ad attaccare da queste posizioni. Il mira ragazzi è un operatore che è utilizzato quasi in tutte le difese del Six Invitational, quindi parlo ragazzi proprio di statistiche, l'ho visto veramente usare tantissimo, quindi vedrete anche altre tattiche utilizzate con il mira nel corso di questo video. Passiamo infatti da una tattica di mira ad un'altra, però siamo in consolato, stiamo difendendo nel top site. Quello che ho visto fare appunto in una delle partite del Six Invitational di piazzare un mira qui in stanza del personale per controllare l'ufficio amministrativo, che è una zona in cui spesso i nemici decidono di attaccare per quanto riguarda appunto la difesa da topside in consolato. Ricordatevi anche di creare un buco della rotation proprio dietro di voi, perché altrimenti rischiate di farvi pushare e non avere una via di fuga nel caso di push avversario. Per la quarta tattica invece ci spostiamo su banca, stiamo difendendo nel bottom side, quindi siamo in stanza telecamere, armadietti, siamo con il Pulse, qui ovviamente mi sono dovuto adeguare nel fare i buchi perché ero da solo, però ovviamente fate fare i buchi a un mira oppure a un smoke che magari ha il pompa, perché sarà ovviamente molto più facile. Comunque la tattica che ho visto molto utilizzare anche da Pengu sia in finale che in semifinale è di probabilmente rimanere qui in cassaforte oro con il sensore del battito cardiaco per capire se i nemici stanno attaccando da stanza server, e soprattutto di lanciare il C4 nel momento in cui il termite o il montagne comunque si coordinano per provare a piazzare il diffuser, e quindi di lanciare il C4 nel momento in cui il termite o chi per lui comunque prova a piazzare il disinnesco. Per l'ultima tattica ragazzi ci spostiamo, anzi ritorniamo su consolato, perché in una delle partite di qualificazione ho visto lanciare questa cam da un ragazzo, da un player degli Ents, e mi è sembrata molto interessante. Infatti bisogna posizionarsi proprio qui davanti alle scale gialle, lanciare la cam in questo punto. In questo modo potete controllare entrambe le finestre di ufficio del console. In teoria è una cam abbastanza facile da vedere, ma se lanciata nel momento giusto può essere fatale, perché senza ovviamente spottare i nemici non capiscono la posizione della Black Eye. Inoltre le finestre di ufficio del console sono spesso soggette ad attacchi da un Blackbird, da un Capitao o da uno Ying, quindi può essere molto utile avere una cam che controlli proprio queste due finestre. Bene ragazzi, queste erano le 5 tattiche che hanno utilizzato in Pro League, comunque nelle Six Invitational, che praticamente è la stessa cosa perché i team che competono per il Six Invitational sono gli stessi della Pro League, sono comunque i migliori team al mondo, quindi queste sono le tattiche che utilizzano i migliori player al mondo. Se volete un altro episodio
Ragazzi, sapete cosa fare? Lasciare un bel like, un commento e condividere il video ai vostri amici per insegnarli e anche a loro queste fantastiche tattiche. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio per la visione. Da Mr. Luke un saluto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!